Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Bene, sono le Cristi. Questa domenica il Vangelo ci presenta la parabola dei cosiddetti operai dell'ultima ora, che, come fa pensare alla prima lettura, ci ricorda che le vie del Signore sovrastano le nostre e che sono distanti dai nostri modi di pensare, sembra, come dire, proporre un caso di apparente ingiustizia. Gli operai del giorno del pomeriggio che ricevono quanto quelli delle prime ore della mattina. Vedremo che non è così, analizzando bene il Vangelo, cercando anche di comprenderne il significato profondo anche in vista dell'applicazione della nostra vita e anche per trarre degli argomenti, per delle considerazioni circa temi che Gesù affronta in vari modi nel Vangelo, ma che poi ritornano appunto attraverso sfaccettature diverse. Numero uno, un denaro. Se vi ricordate il Vangelo della domenica scorsa, ricordate, c'era la parabola del servo spietato, cioè, quante volte dovrò perdonare mio fratello, e poi Gesù fa la paraboletta, no? Debitore di 10.000 talenti, debitore di 200 denari. Io spiegavo durante la predica che un denaro era la paga di un operaio a giornata, visto il giorno di oggi, una giornata di lavoro nella vigna, un denaro, faceva tutte quante le equivalenze. Quindi questo per comprendere bene, insomma, anche i rimandi biblici, quanto è importante conoscere bene il Vangelo, perché i santi padri della Chiesa dicevano che il primo criterio di interpretazione della scrittura è la scrittura stessa. Se tu la conosci bene, sono altri passi della scrittura che ti aiutano a interpretare bene quelli che stai vivendo. Quindi, una giornata di lavoro, un denaro. Che cos'è la vigna? Il padrone chiaramente è Dio. La domanda fondamentale è: che cos'è la vigna? Che cosa rappresenta simbolicamente il denaro? Nell'interpretazione dei padri della Chiesa, la vigna può significare due cose. La vigna del Signore è, diciamo genericamente parlando, la Chiesa, d'accordo? Un sacerdote, un vescovo, è un operaio della vigna del Signore. Che cosa vuol dire? Deve prendersi cura delle anime, degli altri, perché queste anime possano, essendo ben curate, raggiungere la meta della loro fede, che è la salvezza delle anime. Quindi c'è una interpretazione, diciamo così, collettiva: vigna uguale Chiesa. Ok? E in questo caso chiunque lavora nella Chiesa, sia un sacerdote, sia un collaboratore pastorale, un catechista, un operatore della Caritas, chi volete, è in qualche modo coinvolto in questo primo livello di interpretazione. Però nel Vangelo di oggi sembra prevalere l'altro livello di interpretazione, perché oltre alla lettura, diciamo, della vigna come chiave collettiva, quindi vigna uguale Chiesa, c'è anche la lettura in chiave individuale: vigna uguale anima tua. Cioè, l'essere stati creati significa che il nostro Signore ci ha dato un'anima. Ce l'abbiamo l'anima, poi ce ne parla poco, ma l'anima noi ce l'abbiamo, e l'anima è simile ad una vigna. Adesso forse qui ne sapete molto più di me, perché forse qualche vigna da queste parti ci sta. La vigna fa delle cose molto belle, perché la vigna produce l'uva, il cuore produce il vino, è una delle cose più buone che esiste sul pianeta Terra. Voi sapete che il vino, anche simbolicamente, simboleggia l'allegria, simboleggia la gioia, simboleggia l'amore. Il vino è presente nei banchetti nuziali, ricordate le nozze di Cana, eccetera, no? Però il lavoro della vigna sa che per produrre la buona uva e per far vino ci vuole un sacco di sacrificio, ci vuole un sacco di cure. La vigna la devi potare a tempo opportuno, la devi curare, devi dare concino a un sacco di cose, d'accordo? Se tu la vigna la trasporti, che cosa fa? O non produce niente, oppure produce, correggetemi se sbaglio, uva selvatica che non si può neanche mangiare, altro che faccia il viso, d'accordo? Ecco, questa è un'immagine della nostra anima. E già questo c'è un primo insegnamento. Sapete che c'è molta gente, ogni tanto lo incontro e mi dice: beato che non è che c'è tutta questa fede, ce la vorrei pure io. Ma guarda che ce la potresti avere pure tu, non è che io sono marziano, non è che per il fatto che uno è prete, come dire, quando diventi prete, il vescovo ti prende una siringa, ti fa un'iniezione e dice: tanta fede, non ho, capito? La fede non deriva dall'essere prete, la fede deriva dall'essere battezzato, perché quando siamo stati battezzati, sono state infuse il
insegna la Chiesa le tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità. D'accordo? Queste sono le caratteristiche della nostra vigna. Però, perché queste tre virtù siano vive in noi, la nostra anima, noi dobbiamo curarla. Oggi sapete che alcuni ragazzi faranno la cresima, no? Io sono stato con loro di Dio. Io, tra le cose che vorrei, sarà difficile, ma ci proverò, fare anche qui, come ho fatto altrove, è la cura dei giovani. Perché se un giovane fa la cresima e sparisce dalla circolazione, riceve un sacramento, cioè se uno vedesse l'anima di un cresimato, se riceve la cresima in grazia la vedrebbe stupenda, ma tra due mesi, se il cresimato si allontana, si stacca dalla fonte, lascia i sacramenti, frequenta le cattive compagnie, da due mesi, capire, fa già la brutta fine, ci vuole anche. E come mai non ha funzionato la cresima o non funzionò qualche altra cosa? Come mai molti fedeli, come dire, hanno una vita un po' così? Non funziona il battesimo o non funziona il fatto che noi magari abbiamo trascurato la cura della nostra anima? E qui bisogna essere molto molto concreti. Come si cura l'anima? L'anima si cura, numero uno, formandola. Noi non possiamo, tutti quanti abbiamo fatto più o meno il catechismo della mia comunione della cresima, più o meno, no? Però quello, diciamo, che è una piccola infarinatura, poi crescendo noi dobbiamo sempre rimanere formati. Certo, se c'è la grazia che ti viene un farlo, ti fa una buona predica domenicale, se ci vai tutte le domeniche, la Chiesa dice che questo è, come dire, è uno stretto indispensabile, però solo che ci vogliono due condizioni, cioè deve essere un sacerdote che è capace di predicare e a me c'è da andare tutte le domeniche, d'accordo? Beh, dice, se c'è sta questo, come dire, la tua anima non va in apnea, non è che questo è il massimo, cioè lo stretto indispensabile per rimanere un pochino a galla, d'accordo? Però è chiaro che si può andare molto oltre. Come si cura l'anima? Pregando, dedicando spazio e tempo alla preghiera. A prescindere dalla predica della messa, io posso trovare un po' di tempo dentro casa per leggere il Vangelo, per leggere un po' di buona stampa. Avete visto quanto lo metto in giro? In tutti i formati, i muscoletti, i libri, le riviste, se uno c'ha poco tempo viene lo muscoletto, se uno c'ha un po' più di voglia viene la rivista, se uno c'ha tanta voglia viene il libro. Capite? È chiaro che tanto tempo e cura io dedico alla mia anima, e quanto più la mia anima sarà florida, sarà viva, sarà in grazia, sarà serena. Se io la trascuro, capite? E il nostro Signore in questo ci lascia liberi. Allora, che cosa sono queste varie ore della giornata, no? Allora, c'è qualcuno, mi è dato lui, che è conosciuto, che comincia a curare la propria anima, anche perché è nato in una buona famiglia cattolica, non è usato un po' di educazione, da subito. Quindi, subito, all'inizio della vita, e fa più o meno una vita sempre condotta in vicinanza con il Signore. Sono gli operai della prima volta. Poi c'è qualcuno che arriva verso le 9. Le 9, sapete, l'ora prima era le 9, e era l'età della mattina, le ore romane erano 12, l'ora prima sono le 6 e l'ora undicesima sono le 5, queste delle 5 è l'ultima ora, no? Allora, se noi facciamo il paragone con la vita umana, le 9 nel mezzo del cammino di nostra vita, quant'è? 50 anni, giusto? Quindi mezzogiorno nel mezzo del cammino di nostra vita. Quindi le 9 sono circa 25 anni. Ecco, io sono andato alle 9, non sono andato alle 6 della mattina, tanto perché lo sappiamo, io ho cominciato a curare un po' meglio la mia anima verso i 20-21 anni, e infatti sono transiminato a 25 anni, d'accordo? Io sono delle 9, non sono prima della classe. Poi c'è qualcuno che si sveglia a 50 anni. Io ho conosciuto alcune persone, anche il mio caro papà si svegliò un po' di più a 50 anni, cominciò a lavorare un pochetto di meno e cominciò a dedicarsi un pochino di tempo alla propria anima. Mi raccontava che anche tra i suoi amici gli ingegneri ho cominciato pure io a prendermi un po' di cura della mia anima. E poi c'è qualcuno che va all'ora 9, 75 anni, e c'è qualcuno che arriva a 90 anni, perché alle 5 del pomeriggio. Allora, perché? Perché un denaro a tutti quanti? Perché il denaro, dicono i padri della Chiesa, che cosa significa, che cosa rappresenta? È la salvezza dell'anima, cioè è il fatto che l'anima riesce a raggiungere il fine per cui è stato creato, cioè andare in paradiso. Adesso, sia che tu hai lavorato tutta la vita, sia che tu ti sei convertito 10 anni prima di morire e magari hai creato l'altro, l'altro Signore, tu andrai in paradiso. Questo è il mistero della misericordia, d'accordo? Capite? Perché Dio è buono, cioè Gesù è morto in croce,
perché a qualunque costo un'anima sia salva. È chiaro che chi ha vissuto una vita in grazia di Dio, beato lui, avete sentito la preghiera che ho fatto all'inizio della messa, perché qui gli operai della priora non hanno capito niente, perché vanno a lamentarsi, dice ah, tu fai questo con me. Io ho detto all'inizio della messa, noi siamo sempre un po' distratti, Signore facci comprendere la grazia, facci la grazia di comprendere che lavorare dalla prima ora nella tua vigna è un più grosso lavoro che ci possa succedere, capito? Sono anime di santi canonizzati che non hanno mai commesso un peccato mortale in vita loro, dico Santa Teresa d'Avila, Santa Gemma Cagani, il Santo Bruno d'Arsa, sono legge le vite, cioè sono anime stupende che hanno avuto una vita meravigliosa, ma beati loro. È chiaro che non è che va di, cioè se una persona comincia subito bene è una graziata, è una privilegiata, e non è che si lamenta se quello che si è convertito prima di morire viene salvato, si rallegra, meno male, capito? Però col coraggio, cioè, la vita della scorsa, perché una vita della scorsa lontano da Dio, una vita di inferno, fino alle 5 del pomeriggio, quella è stata tribolata, non è che sia stata divertita. Allora, però c'è un problema, vedete che Gesù va subito. Qual è il problema? Che bisogna vedere questi operai della prima ora come ci sono stati dentro la vigna del Signore. Capite? È un problema di corrente, perché se uno è stato, diciamo, vicino alla fede e alla Chiesa, come dire, un po' per tradizione, un po' per cultura, non ne ha apprezzato tutta quanta la bellezza, capite? E ora magari quando vede arriva uno e dice, ma come questo che vuole, capite? Non ne ha apprezzato la bellezza, o magari ricordate la parabola del figlio prodigo, il figlio prodigo, il fratello maggiore quando torna quello dice ah, guarda un po' che fai, e questo è stato a divertirsi per tutta la vita, ha sperperato il padre muore, sarà andato a prostitute e a moglie della festa, e io sono rimasto qui a lavorare per te e a me non ho fatto nessuna festa. Allora perché la preghiera diceva facci comprendere che lavorare dalla prima ora è un onore, non un onere, capite? Perché stare con Dio non è un peso, un pezzo, già che brutta vita l'ho fatto, guarda, gli altri amici miei sono divertiti, sono andato a donne, cioè hanno fatto le vacanze, hanno fatto un sacco di soldi, hanno avuto successo, non gliene è importato niente di nessuno, hanno fatto carriera, e io invece, siccome ero cattolico, rompe donne non si possono avere, rompe soldi non si possono avere, non si può essere disonesti, non si può capire vita al prossimo, ho fatto una vita da poveraccio. Ecco, c'è il pericolo che chi c'è sempre stato dentro un certo ambiente abbia questa mentalità, cioè veda la religione e la fede non come una grazia, ma come una limitazione che però in qualche modo è meglio che fanno così, perché se sa mai, questo esiste sul zero l'inferno, non fa anche troppo grossi che sono per i coloro che ce l'hanno. Questo non è bello, non è certamente un bel modo di stare dentro. Un bel modo è essere felici, di essere stati sempre in grazia, di essere stati preservati per tutto quanto ciò che comporta questo. La pace, la gioia e la contentezza che c'è un'anima che sempre di sue grazie di Dio, non conosciute per grazia di Dio, le ho conosciute, mi ricordo una suora in un monastero di clausura, questa stava proprio, stava inferma, ma se cioè, non si poteva, ma tu bastava che ci parlassi 5 minuti, che la guardassi in faccia, e vedi che questa era l'anima più felice del mondo, veramente come poi c'era la beata questa, no? Ma dicevo, tu non la trovo tutta questa cosa, la trovo nella vita vissuta, consolanza, comunione continua, trovo soltanto lì. Ecco, a noi ci rallegriamo se dobbiamo pregare, se qualche nostro amico si avvicina al Signore, preghiamo costantemente perché questo possa capitare al maggior numero di persone, perché trascurare la nostra anima, quindi non prendere quello della vigna che il Signore ci ha affidato, oltre che poi fare la punta fine, se non segniamo proprio imbarbarita al Signore, comporta anche la vita d'inferno vissuta qui. Ecco. Sapete che concludo, io ho sempre raccomandato, l'ho fatto mettere anche per i miei genitori, la frase più bella a mio avviso da scrivere quando uno muore non è venuto a mancare l'affetto dei suoi cari, oppure ci ha lasciato, oppure è volato al cielo, e poi vola al cielo tanto le anime dei santi e dei martiri, generalmente insomma, ma la frase più bella da scrivere è oggi, ha reso l'anima. Cioè, quella vigna che il Signore ti ha dato quando tu muori, e la presenta il nostro Signore e dice, guarda, io ho i doni che mi hai fatto, ho cercato di metterli a frutti, non lo so come è vivo il prodotto, se è vinello, o se è vino poco, o se è
governo non tacino, non lo so, questo lo giudicherai tu, per giudizio particolare, però non ci ho provato a prendermi cura della mia anima che tu mi hai affidato e che spero che adesso darai il denaro dell'eterna visione beatifica. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a prenderci cura della nostra anima e a pregare perché molti tornino al Signore anche all'ultima ora per gustare quanto è buono e quanto è soave stare con Lui. Buono il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature, ha detto il Salmo responsoriale, che tutti possano percepirlo, prendersene conto e tornare a Dio. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.